Ciao a tutti, in questo video vi voglio mostrare come realizzare questo componente, che è un po' uno sviluppo del tutorial precedente. Può essere utilizzato anche questo come orecchino, parte di un bracciale, parte di una collana. È abbastanza semplice da realizzare, piuttosto rapido. Io spero che il tutorial vi sia di ispirazione e sia chiaro e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao! Per realizzare un componente avete bisogno di aghi, vi consiglio misura 12 o 13, filo da tessitura, rocaglie 15-0, rocaglie 11-0, 4 mezzi cristalli da 4 mm, un cristallo da 16 mm. Inserite sull'ago 4 rocaglie 15-0 e portatele alla fine del filo. Passate attraverso tutte le perline un paio di volte per chiudere il lavoro a cerchio. Con il filo sto uscendo da questa rocaglia 15-0, inserisco sull'ago altre 3 rocaglie 15-0 e con l'ago passo attraverso la perlina dalla quale sto partendo. Prima di proseguire con l'aggiunta di nuove perline, passo anche attraverso la rocaglia successiva. A questo punto devo ripetere gli stessi passaggi, inserendo sull'ago altre 3 rocaglie 15-0 e procedo in questo modo fino alla fine del giro. Come vedete, ho appena completato il giro. Prima di aggiungere nuove perline, andate a passare nelle 4 perline centrali che abbiamo aggiunto all'inizio. In questo modo potremo andare a tagliare la parte iniziale del filo. Sto uscendo dalla perlina centrale del gruppetto di 3. Inserisco sull'ago 11 rocaglie 15-0 e con l'ago passo attraverso la perlina centrale del gruppetto successivo. E ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Ho completato il mio giro. Passate all'interno delle perline diverse volte fino a fissare il filo sulla lavorazione e poi tagliate il filo in eccesso. Realizzate un secondo componente con perline identico al precedente e come vedete con il filo io sto uscendo dalla perlina centrale del gruppetto di 11, quindi è la sesta perlina. Inserite sull'ago una rocaglia 15-0 e poi con l'ago passate attraverso la perlina centrale del gruppo di 11 che si trova sul secondo componente. Inserite sull'ago un'altra rocaglia 15-0 e con l'ago passate attraverso la perlina dalla quale siete partiti, che si trova sul primo componente, quindi. Come vedete, dobbiamo collegare i due componenti insieme. A questo punto, ripassate attraverso tutte le perline fino a raggiungere il successivo gruppo di 11 perline e vi dovete trovare ad uscire dalla perlina centrale del gruppo di 11, quindi la sesta perlina, e dovete ripetere gli stessi passaggi per altre 2 volte. Come vedete, ho collegato i due componenti su 3 lati. Adesso prendete il cristallo e inseritelo all'interno della lavorazione. Come vedete, sto uscendo dalla perlina centrale del gruppo di 11 e devo ripetere lo stesso passaggio che ho fatto fino adesso perché devo collegare anche questi 2 angoli della lavorazione. E qui potete vedere come ho collegato appunto l'ultimo angolo della mia lavorazione. Con il filo sto uscendo da questa perlina qui laterale, come vedete andando in direzione della parte frontale della realizzazione. Inserisco sull'ago 7 rocaglie 11-0 e con l'ago passo attraverso la successiva perlina laterale andando in direzione opposta, cioè verso la parte posteriore della lavorazione. Adesso passate attraverso tutte le 7 rocaglie 11-0 fino a raggiungere l'altro lato. In questo modo, e poi passate attraverso la perlina dalla quale stavate partendo andando in direzione della parte frontale del componente. Di nuovo passate attraverso tutte le rocaglie 11-0, poi passate attraverso queste 2 rocaglie 15-0, poi inserite sull'ago 3 rocaglie 15-0 e passate attraverso questa perlina qui. Poi passate attraverso la perlina laterale qui. E dovete ripetere questi 2 passaggi con le perline 11-0 e le perline 15 fino alla fine del giro. Per iniziare il nuovo giro dovete trovarvi ad uscire dalle rocaglie 11-0, in questo modo. Inserite sull'ago una rocaglia 15 e poi con l'ago passate attraverso le successive 3 rocaglie 15-0. Eccomi qua, sto uscendo da questa rocaglia 15-0, inserisco sull'ago una nuova rocaglia 15-0 e poi passo attraverso tutte e 7 le rocaglie 11 e ripeto questi 2 passaggi fino alla fine del giro. Come vedete, ho completato il giro. Sto uscendo con il filo dalle mie rocaglie 11-0. Inserisco sull'ago questa sequenza: un mezzo cristallo 4 mm, una rocaglia 11-0 e un secondo mezzo cristallo da 4 mm. Passo
passa attraverso poi le rocaie 11.0 fino a raggiungere il lato opposto della lavorazione. Sull'altro lato della lavorazione dovete ripetere esattamente lo stesso passaggio utilizzando la stessa sequenza di perline. Questo componente può essere utilizzato come la parte pendente di un orecchino, per esempio. In questo caso, per prima cosa vi dovete trovare ad uscire dalla rocaglia 11.0 che si trova qui, tra i due cristalli, tra i due mezzi cristalli. Inserite sul lago 6 rocaglie 15.0 e con lago passate attraverso la rocaglia da 11 dalla quale state partendo. In questo modo avete creato un anellino, una solina con le perline che potete utilizzare per montare la manichella. Vi voglio anche mostrare come poter collegare due componenti tra di loro, perché questo componente potrebbe anche diventare parte di una collana o magari di un bracciale. Per prima cosa, come abbiamo fatto prima, dobbiamo trovarci ad uscire dalla rocaglia 11.0. Poi inserite sul lago due rocaglie 15.0. Quindi passate attraverso la rocaglia 11.0 che si trova sul secondo componente. Di nuovo inserite sul lago un'altra coppia di rocaglie 15.0 e poi con lago passate attraverso la rocaglia 11.0 dalla quale stavate partendo. Come vedete ho collegato i due componenti tra di loro qui. Per montare la chiusura sul vostro ipotetico bracciale o collana dovete utilizzare le rocaglie 11.0 che si trovano qui e qui e realizzare gli anellini che abbiamo visto prima per quanto riguardava l'orecchino e a quel punto, utilizzando magari anche degli anelli di congiunzione, potete montare la vostra chiusura sul bracciale o collana. Come vedete il componente è completato, è anche abbastanza semplice e rapido da realizzare. Io spero che il tutorial sia stato chiaro e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!